Ciao Michonac, buongiorno, sono qui in montagna come promesso, accenderò il Mavic Air 2, faremo delle mega riprese, non lasciate il video fino alla fine perché ci saranno delle sorprese, vedremo come vola con il Follow Me, vedremo delle operazioni un po' più complesse, insomma, seguite fino alla fine, sigla! Come promesso, eccoci qua con Mavic Air 2. Faremo adesso qualche ripresa di questa vallata meravigliosa e poi faremo qualche feature di quelle speciali, tipo Follow Me o vediamo cosa c'è il tempo di fare. Accendo il drone, lo metto in volo e ci vediamo con le riprese direttamente dal drone. A dopo.
come succede in montagna, sono qui dietro questi tronchi tagliati. Sono stati tagliati perché, come vi ricorderete, mi pare un paio d'anni fa, sono stati distrutti da quell'ondata terrificante di maltempo. E questo è quel che resta di questo meraviglioso bosco. Valle San Nicolò, una delle più belle valli secondo me delle Dolomiti, è una valle molto conosciuta. Amici, sono qui con la mia DJI Osmo Pocket. Da un po' vi avevo promesso l'avrei ripresa al momento buono, perché adesso, dovendo scendere per questa ripida discesa, sicuramente sarà utile. E quindi DJI Osmo Pocket tutta la vita. Scendiamo giù a valle, spero che le riprese vi siano piaciute. Scusate per la posizione del cappellino, ma ho il sole alle spalle e devo proteggermi. Il Mavic Air 2 si è comportato alla grandissima, è stato fantastico. Abbiamo fatto un volo arrivato a 200 metri di altitudine, perché ovviamente di più non mi sembrava il caso. Dicevo, ho girato alcune immagini 4K in 60 frame al secondo, altre immagini a 4K a 30 frame al secondo, perché il Follow Me e il Point of Interest non lo regge a 60 frame al secondo. Vabbè, questo direi che non è un grosso problema, sicuramente non era male se potevano farlo. Unica nota, se vogliamo, stonata di Mavic Air 2 è il limite di non poter girare a 60 frame al secondo con le feature, con Point of Interest o con il Follow Me, però non mi sembra una cosa drammatica, direi che ci possiamo stare, insomma. Non è così essenziale avere 60 frame al secondo per delle immagini che poi tutto sommato usiamo, secondo me, giusto per arricchire, come dire, le nostre riprese video. Ho fatto anche la prova del Follow Me, ineccepibile, avete visto anche voi che non ha mai perso il contatto. E abbiamo fatto anche un Point of Interest, anche quello è andato benissimo. Scusate il fiatone, ma non sono più un ragazzo. Volevo farvi vedere lo spettacolo del panorama dietro le mie spalle. Qualcosa di veramente incredibile. Poi stamattina era brutto, ma adesso è uscito il sole. Stiamo arrivando in fondo valle. Io vi ringrazio. Faremo adesso un punto della situazione appena arrivati in basso per i saluti finali. Spero comunque che le riprese vi siano di vostro gradimento da questa valle meravigliosa. Ci vediamo per i saluti finali. Ciao! Le riprese spero vi siano piaciute. Ovviamente Mavic Air 2 è stato come sempre fantastico. Vi ringrazio di seguire il canale. Siamo 2300 quasi iscritti. Attivate la campanellina qui sotto se volete rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ciao da Drone Arc!